Ciao Marcello, com'è andata questa mattina? C'è di peggio. È già qualcosa, soprattutto considerando il tuo standard di ottimismo. Forse è il mio modo di difendermi, non credi? Roma, 28 luglio 1987. Caro Lorenzo. Ma dai, Marcello, ti prego, perché devi sempre difenderti da qualcuno? Secondo me tu pensi troppo. E se è vero che nella vita tutto è relativo, sei fregato in partenza, amico mio. Giornata afosa, vero? Sì, fa molto caldo. Vado a cambiarmi, ci vediamo più tardi. Desidero scriverti ancora. Un silenzio perenne m'avvolge. Ogni cosa tace dentro e fuori di me. Avrei bisogno di risposta, ma nessuno può darmene. Neanche tu. Quello che più mi tormenta, però, è la paura. Ciao, papà. Vorrei fare un salto in città. Mi fai compagnia? No, Marcello, ho bisogno di restare solo. Dai, papà, è una bella giornata. Andiamo. Ti ho detto che voglio restare solo, smettila. Non puoi dire sempre di no. Papà. La paura, la certezza talvolta, che dietro l'amore dei miei si nasconda solo pietà. Con Chiara ho perso la mia stessa vita, la forza di amare, di sperare in qualcosa di diverso. Marta dice di amarmi, ma è solo pietà, ne sono convinto. Non posso accettare quest'amore. Ti amo. Anch'io. Ho voglia di fare l'amore. Anch'io. Però prima devi prendermi.
Egon va forte, sai. Sono pronta a scommettere che vincerà il Gran Premio. O comunque otterrà un ottimo piazzamento. Anche perché Marcello sta facendo un ottimo lavoro. Sono soltanto sogni. Certo, e anche se fosse? Mi fate tutti una grande tenerezza, per non dire pena. Ma cosa credi di ottenere? Rispondi. Su, fammelo sapere, sono molto curioso. Uno scopo. Non c'è spazio per i sognatori. Tanto meno per i vinti. Scusa, papà. Non volevo. Sei troppo duro con lui. Non meravigliarti se poi reagisce così. Stagli vicino. Ha bisogno di te. Non ha bisogno di nessuno. Dici così perché forse ti fa comodo crederlo. E a te fa comodo fingere? Fingere che cosa? Beh, diciamo, di accettare me, per esempio. Ora non devi rispondermi perché ho voglia di fare l'amore. No, Federico, zitta. Non così, ti prego, non zitta. Voglio. Lasciami, non devi trattarmi come un bambino. Nervoso l'amico, eh? Perché mi tratta così? Perché è un uomo. Se mi prometti di non russare e non scalciare, possiamo dormire insieme. Dai, vieni con me. Vieni, tesoro. Piccola. Su, buono. Ciao, Marcello. Ciao. Come sta il tuo amico? Dici bene. Lui sì che è un amico. Vi ho sentito litigare stanotte. Potrei saperne il motivo. Allora? Conosci tuo padre. Lo sai che ce l'ha con me. Porto Egon a galoppare. Vieni anche tu. Ciao. Marcello, quando tua madre era qui, era tutto diverso, vero? Figlio di puttana! Ehi, dico a te! Figlio di puttana! Ah, è così, eh? Fermati, stronzo! Fermati!
scusa. Ho detto scusa. Vuoi che striscia i tuoi piedi flagellandomi la schiena? Per la miseria, fai qualcosa, urla, incazzati, menami, ma fai qualcosa. Qualche preferenza? Eh? Fatta male? Stavo meglio prima. Gaia. Marcello, piacere. Assali sempre così la gente. Con la moto, volevo dire. Non sempre. E come allora? Ma dipende, dipende dall'incontro. E questo incontro tu come lo consideri? Ma ancora non lo so, non l'ho ancora ben valutato. Per ben valutarlo cosa ti ci vuole? Dipende da molti fattori. Sei sempre così enigmatica dopo una caduta dalla moto. Ora sei antipatico. Non volevo, ti chiedo scusa. Il signore è scusato. E se io non accettassi le scuse? Dinanzi a una simile prospettiva, l'imputata abbandona l'aula. Alla prossima. Non sai neanche dove abito. Volere è potere. Non lo metto in dubbio. Comunque scusami ancora. Ciao. Marcello, ci aspetta il medico, non te lo ricordi? Andiamo. Andiamo a regalare un po' di soldi a quel cantastorie. Dice che miglioro, il buffone. Che potrei camminare ancora. Dipende solo da me, dice. Ah, buffoni. Sono tutti buffoni, tutti. Ciao, Marta. Ti ho portato il phon. Grazie. E poi devo dirti una cosa importante. Federico non può capire. Non vuole capire. Per lui sei solo una compagnia. E basta. Nient'altro. Thank you.
Vai! Sei Gaia, suppongo. Marta, un piacere. Marcello, è in curva che perdi secondi. Forza! È sempre così. A volte va peggio. No, volevo dire ogni mattina così. Si allena per il Gran Premio. Dai, Marcello! Possibilità. Arrivare nei primi sei sarebbe straordinario. Dai, Marcello, così! Insisti così! Marcello mi ha parlato di te. Bene o male? Diciamo solo che mi ha parlato. Bravo, Egon. Ciao, Marcello. Ah, mi hai trovato allora. Così sembra. Ok, per oggi basta. Dallo a me, ci penso io a lui. Tu fai gli onori di casa. Va ciao, bene. Gaia. Ciao. Scommetto che non ci pensavi più di rivedermi. Beh, sei qui, no? Hai visto che volere potere. Alle vostre spalle, tutto intorno a voi, immerso in una lussureggiante vegetazione, potete ammirare il grande parco. Sulla destra, invece, la modesta costruzione della nostra casa. Chi è che suona? Mio padre. Non volevo disturbarti. Ingannavo il tempo, nient'altro. Ti prego, continua. No, sono stanco. Sai, Federico, vorrei parlarti, ma ormai... ormai credo che abbiamo perso l'abitudine da molto tempo. Siamo cresciuti. Credi che non parlare più voglia dire crescere? E tu? No. Neanche io. Però mi piacerebbe. Non parlare più? No. Crescere. Devo scappare. Di già. Sono passata solo per un saluto. E la guida archeologica nei meandri della villa? Alla prossima volta. Ce ne sarà un'altra? E perché no? Credo che ci siano buone possibilità. La rete comincia a stringersi. Il piccolo pesce sta per essere preso. E il pescatore come ti sembra? Biondo era, bello e di gentile aspetto. Sapessi come sono felice quando ti vedo così. Vorrei esserlo sempre, ma non ci riesco. Prendere o lasciare? Non rovinare questi attimi, ti prego, Federico. Ma sì, Marta, sì. Come mi vedresti nei panni di nonno? Ho visto nonni peggiori. Che posizione avrei nella tua speciale classifica? A metà. Con tendenza al rialzo. Siamo d'accordo. Ti aspetto domani alle 10. Non mi prendi in giro, vero? E perché dovrei? Grazie. A domani alle 10, non dimenticartelo. Grazie. E di che cosa? Di questo bel momento. Vorrei che il tempo si fermasse, Federico. Non mettiamola sul patetico. Godiamoci alle paste. Vorrei baciarti, posso?
piace qui? Sì. Buonasera, Marcello. Ci devi far mangiare alla grande. Preferenze? Fai tu. Grazie. Posso servire? Certo, Pierino. Cercavi me? Ti ho sentito suonare ancora oggi. Sembra che quelle poche note abbiano suscitato grande interesse in casa. Ma a noi questo ci riempie il cuore di gioia. Non ho ripreso a comporre, se è questo che vuoi sapere. Sei tu che devi sapere. Cosa? Non potendo fare il mio lavoro di segretaria, vista la tua inabilità al lavoro, ho preso Marta e abbiamo fatto l'amore. E lo faremo ancora. Non è vero. Hai sempre detto che non c'è spazio per i sognatori. Ma adesso sei tu a sognare. Cosa le hai offerto in questi anni? Pensaci. Marta non ha bisogno di te. È stata nel bagno. Tu eri fuori con Marcello. L'ho baciata ovunque. L'ho accarezzata. Ho sentito il suo corpo fremere, bruciare di piacere. Le ho dato l'amore di cui ogni donna ha diritto. Tu non ne sei mai stato capace. E poi Marta me lo ha confessato. Hai sempre pensato al tuo piacere. Lei non contava nulla, neanche in quei momenti. Marta non ha bisogno di te. E tu non reagisci, come sempre. Che cosa vuoi che faccia? Che la butti fuori a calci come un cane rognoso? Se pensi questo, ti assicuro che non hai capito niente. E adesso vattene! Lasciami in pace! Ma certo! Sei tu. Potevi almeno bussare. La porta era aperta. Generalmente le porte sono fatte per essere aperte e poi richiuse. E quando sono chiuse servono magari a nascondere qualcosa. Che ragionamento profondo. Se fossi in te non farei tanto la spiritosa. Ma Federico, che cosa ti prende? Cosa mi prende? Voglio fare l'amore subito. Mamma mia. Adesso basta, eh? Voglio vedere cosa sei capace di fare. E su, Monicone mio, coraggio. Sbaglio o volevi fare l'amore? Certo. Ci siamo quasi, allora. Possibilità reali? Quanto basta per tentare? Papà verrà? Non lo so. Perché non dovrebbe? Misteri della psiche umana. Federico. Caro Lorenzo, fedele al nostro appuntamento di sempre, torno ancora a scriverti. È trascorso un anno ormai e mi ritrovo a combattere con la stessa insopprimibile angoscia.
con la stessa infinita tristezza. La perdita di Chiara è cosa che mi opprime. Non mi fa più vivere. Dire questo è ammettere la mia sconfitta, lo so. Ma reagire, tornare a vivere, sono per me parole vuote. La mia vita è ormai soltanto attesa. Non so di cosa. Talvolta ho paura che sia solo attesa della morte. Pochi giorni fa ho conosciuto Marta. Se tu potessi incontrarla, sono certo che ne rimarresti affascinato. Sai, credo di non esserle del tutto indifferente. E così mi sorprendo talvolta a sognare. Poi però la realtà torna prepotente. Se anche fosse, chi potrebbe liberarmi dall'incubo della sua pietà? Caro Lorenzo, desidero scriverti ancora. Un silenzio perenne m'avvolge. Ogni cosa tace, dentro e fuori di me. Avrei bisogno di risposte, ma nessuno può darmene, neanche tu. Ciao. Che fai? Ti stavo cercando. Bene, mi hai trovato. È per domani. E allora? Marcello vorrebbe che ci fossi anche tu. Anch'io ci terrei tanto che tu venissi, Federico. Ti prego, vieni con noi. Almeno questa volta non dire di no. Vedo che la mia presenza è molto richiesta. È forse la giornata della bontà. Federico. Te l'ho già detto. Nessuno ti ha mai chiesto nulla. Certe cose non sempre si ha il coraggio di chiederle. Certe cose sono così importanti che di fronte a un rifiuto si potrebbe anche morirne. Cosa vorresti dire? Niente. Marcello spera che tu vada. Stagli vicino, per lui è un momento molto importante. Non puoi abbandonarlo proprio adesso. Non è altro che una maledetta corsa di cavalli. Sbagli, è molto di più. Oh, sì, come no, dimenticavo. La realizzazione psicologica, l'obiettivo supremo della sua carriera di uomo, il traguardo ideale che spinge a sacrificarti, lo scopo della sua vita e chissà quante altre stronzate. Non vi rendete conto che prendete in giro voi stessi? Per voi una semplice e banale corsa di cavalli e il suo insignificante risultato è il massimo della vita per un uomo? Federico, calmati. Io insisto nel dire che per Marcello è una giornata troppo importante. Ha bisogno che tu gli sia vicino. Se c'è una cosa che odio, è l'insistenza. Perché fai così? Perché gli illusi non mi sono mai piaciuti. Marcello non lo è. Ha solo voglia di credere in qualcosa, di lottare per qualcosa. Che sia un fallito, allora. Io non voglio più saperne. Non voglio che tu domani sia con me. Perché no? Non voglio. Non voglio e basta, capito? Marcello. Sono pronti per la partenza. Ecco, partiti! Vediamo subito balzare in testa Zorro, uno dei favoriti, montato da Zebbiani, mentre Storano, altro temibile concorrente, rinviene con forza dall'interno. In terza posizione Scialanca, condotto da Zeno, seguono Ron e Gustav e poi man mano tutti gli altri. Zorro è sempre al comando del gruppo, seguito a un paio di lunghezze da Storano, che con Almain e Ron cercano di riguadagnare il terreno perduto.
I cavalli hanno già affrontato la grande piegata di fondo. Il gruppo è sempre compatto. Zorro conduce la corsa con Storano a un'incollatura. Anche le altre posizioni non sono cambiate. I cavalli sembrano impegnati a mantenere le loro posizioni in attesa del momento propizio per attaccare a fondo. Purtroppo il nostro Egon montato dal giovane Marcello Brandi è ultimo. Speriamo solo che si tratti di una tattica del Fantino, che il nostro portacolori possa terminare la corsa in modo soddisfacente. Ora i cavalli stanno per affrontare la grande curva. L'andatura è piuttosto sostenuta, le posizioni rimangono per il momento immutate. È una corsa ancora tutta da vedere, con Thor che cerca un varco all'interno, contrastato però dal prepotente allungo di Cervolino, seguito dal nostro Egon. È un finale che potrebbe anche portare i nostri colori alla vittoria. Ora i cavalli stanno per imboccare la seconda grande curva. Qualcosa sta cambiando, mentre Thor sembra ormai irraggiungibile, vediamo il nostro Egon a riguadagnare posizioni su posizioni. Eccoli infine all'ingresso dell'ultima curva prima che i concorrenti imbocchino il rettilineo finale. Egon continua a guadagnare terreno, si fa sempre più a ridosso dei primi. Devo dire, cari ascoltatori, che è un finale degno della grande corsa alla quale stiamo assistendo. Thor è ormai vicino, ma quello che ci entusiasma è Egon. Eccolo, in questo momento ha raggiunto la seconda posizione. Egon è incalzato da Storano, che sembra non volere accettare il sorpasso. Egon mantiene bene il passo e sembra non dover cedere. I cavalli sono allo sprint finale. Mancano pochi metri al traguardo. Thor è sempre in testa, deciso a non mollare la prima posizione. Anche Storano rinviene bene, ma Egon resiste. Thor! Ha vinto Thor! Ma Egon è secondo. Il nostro giovane Marcello Brandi ha ottenuto il secondo posto. Grande giornata per il nostro portacolori. Che la vittoria di Thor fosse scontata era quasi certo, ma la grande sorpresa e soprattutto la grande gioia di noi tutti è quella di avere visto trionfare al secondo posto, un posto importantissimo, Egon. Ce l'hai fatta, ce l'hai fatta! Bravo Marcello! Sono felice, lo sai. Chissà se papà avrà visto la corsa. Certo che l'avrà vista. Mi hai promesso che avremmo festeggiato, ricordatelo. Sono stato bravo! Ma certo!
compagnia come va? Così. Perché non l'hai voluta con te oggi? Le avrebbe fatto piacere. Ma... Non mi dire che non ti interessa più. Marta, credo di aver paura. Paura di che cosa? Di soffrire, forse, come te e papà. Spesso non è l'amore a far male, ma il modo in cui lo si vive. Ma ora basta con questi discorsi, dobbiamo festeggiare. Sei un'amica. L'amicizia è un legame. E anche per un amico si può soffrire. Perciò se provi qualcosa per Gaia, non mollare, non aver paura. Male che vada, potrai sempre dire d'aver vissuto. Ehi, ma qui si va verso la malinconia. Sbaglio o dovevamo festeggiare? Allora festeggiamo. Sì. Siediti. Non credi che sia ora di tornare? Vuoi andare già via, Romeo? È ancora lontano il giorno. Non era la lodola, era l'usignolo che trafisse il tuo orecchio timoroso. Bravo! Bravo! Bis! Era la lodola messaggera dell'alba, non l'usignolo. Guarda, amore. Le candele della notte non ardono più. E il giorno, in punta di piedi, si sporge felice dalle cime nebbiose dei monti. Devo andare. È la vita. O restare o morire. Bravo! Quel chiarore laggiù non è la luce del giorno, lo so. È una meteora. Sì, una meteora. Che si libera per te dal sole questa notte. La torcia per farti lume sulla via di Mantova. Mi prendano pure, sarà certo la morte, ma sono felice se tu vuoi così. E dirò allora che là quel grigio non è l'occhio del mattino, che non è la lodola a battere la volta del cielo. Io voglio restare, non voglio più partire. Vieni o morte, sarai la benvenuta. Oh. Bene, bravo! Io vado a riposare. Mi accompagni, Marcello? Certo, papà. Non erano questi i patti. Quali patti? Marcello deve restarne fuori. Fuori da che cosa? Non fingere di non capire. Lasciami, mi fai male. Ti voglio ancora con me, subito. Ti sbagli. Ci starai. Che cosa te lo fa credere? Il fatto che altrimenti Federico potrebbe sapere. E tu questo non lo vuoi, vero? Vieni, coraggio. Una cosa però devo dirti. Non credere di essere migliore di lui. Perché? Chiedi dolcezza e io te la offro in cambio del tuo corpo.
Non hai scelta. E poi tutto sommato mi sembra un buon affare. Sei una bastarda, Giorgia. Lo so. Va via da questa casa! Marcello, vattene, ho detto, va via! Via! Marcello, che è successo? È ridotto male, ma può farcela, a vivere, intendo. E a correre? Beh, diciamo il 5% delle possibilità, nulla di più. Molto dipende da te.
Avevi ragione tu. Non c'è spazio per i sognatori. Ho deciso di lasciare. Ciao, Mark. Ciao. Volevo notizie di Marcello. Lo sai, è rimasto molto scosso, ma il problema è un altro, vedi, Gaia? No, non mi devi dare nessuna spiegazione. Grazie, rendi tutto molto più facile. Marcello non vuole più vedermi, perché? Colpa mia, di Federico, di esempi sbagliati. Ti ama, però. So che ti pensa sempre e ha bisogno di te. Posso vederlo? No, non in questo momento, credimi. Devi saper aspettare. Quando, allora? Non me lo chiedere, non lo so. Marcello, devo parlarti. Vattene! Ti ho detto di andartene. Cerca di capire, ti prego. Lo so che non è facile, ma... Capisco solo di aver perso tutto. E la colpa è solo tua. Forse. Ma se almeno tu mi ascoltassi. Sei tu che devi starmi a sentire. Sei soltanto una piccola donnetta. E in questa casa non c'è spazio per te. Mi hai chiamato? Sto aspettando. Allora? Non farlo. Sto andando via. Non puoi continuare a sbagliare. Non essere anche cieco fino alla fine. Ti lascio al tuo piccolo mondo. Per me qui non c'è spazio. Continua a vegetare. Continua a farti prendere in giro da tutti e da tutto. Mi fai solo una gran pena, papà. Una pena infinita. Ringrazia Dio che ti rispetto troppo. Non mi vedrai più, questo è certo. Addio, papà. Dei tuoi fallimenti non so proprio che farmene. E poi, la cosa che più mi consola, e di questo ne sono sicuro con estrema certezza, è che non ti devo assolutamente nulla. Proprio nulla. Oh, something.
Marcello, ti prego, aspetta un momento. Hai proprio deciso di partire? Vi lascio al vostro troiaio. Non giudicare così in fretta, te ne prego. Di errori ne abbiamo commessi, senza dubbio. Io soprattutto potrei parlarti delle mie angosce, delle mie paure, della mia solitudine. Ma non servirebbe, non servirebbe a nulla, perché tu non vuoi proprio ascoltarmi, vero? Allora vomita la tua rabbia, ma non farlo con tuo padre. Se ne è sempre fregato di me. La sua era solo timidezza, solo paura. Ti chiedo un'ultima cortesia. Leggi, leggi queste lettere. Riguardano anche te. Chi è Lorenzo? È un suo amico. Il migliore. Marcello, siediti un momento. Lo sai, sono in imbarazzo. Non abbiamo mai parlato molto noi due. Voglio dire, con tranquillità, con serenità. Certo, devo riconoscere che non sono un padre che ti ha allevato con esempi, con insegnamenti. Ma adesso sento di doverti dire una cosa. Non lasciare. Non ridurti alla larva di te stesso come me. C'è tanto bisogno di sognatori in giro. E vorrei che tu fossi uno di loro. È la prima volta che ti chiedo qualcosa. Ti prego, rimani. Non credo di avere diritto anche a questo dolore. Non è umano e sono convinto che non potrei superarlo. Lo so, troverai tutto questo un po' ridicolo, magari anche patetico. Però credimi, è la verità. No. Marcello, non te ne devi andare, sai. Tradiresti solamente te stesso. Non ti ho mai chiesto niente, non ti ho mai obbligato a fare nulla. Marcello, non fare questa sciocchezza. È tuo padre che te lo chiede, un padre disperato. Resta. Proviamo a ricominciare insieme. Che ne dici, non è una buona idea? Ti prego, non mi dire di no. Marcello! 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 Sembra che qualcuno ti stia cercando. Non si fa aspettare una donna. Va. Marcello! Caro Lorenzo, questa volta sono io a volerti scrivere. Di me, di Federico, dei miei errori soprattutto. A Federico puoi dire che sono qui ad aspettarlo, se lui vorrà. Cominceremo a crescere insieme.
a condividere ogni cosa. Come quell'infinita paura di perderci, che da sempre ci accompagna. Povero amore mio, io ti amo. Caro Lorenzo, eccomi qui a scriverti. Ogni cosa sembra avvolta nella stasi di sempre. Non è così. Marcello ha deciso di rimanere. E la cosa più bella è che riprenderà a correre. Ad incoraggiarlo c'è il suo Egon e un grande amico in più, suo padre. E se è vero che un padre può imparare da un figlio, allora io ho imparato a sperare. Un giorno, forse, riprenderò a comporre. Per adesso voglio riprendere a vivere. Vivere per mio figlio. Vivere per una donna che sento finalmente mia. Ormai meglio di te non mi conosce nessuno, caro amico. Lo sai che illusioni non ne cerco. Ma una cosa ho per certa. Caro Lorenzo, questa è l'ultima volta che ti scrivo. Non volermi.